Benvenuti a tutti in questa nuova recensione. Io sono Simone e oggi sono qui per parlarvi del nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer. Un film acclamato dalla critica, ma anche apprezzato dal pubblico in generale, tant'è che è ancora al cinema, ma pensate che ha già raggiunto quasi $1 miliardo. Siamo a 912 milioni di dollari e il film è ancora in sala. Questo film ha superato numerosi record, attualmente il film della Seconda Guerra Mondiale con più incassi nella storia del cinema, è diventato anche il film biografico con i maggiori incassi, più redditizio della storia del cinema. Insomma, questo film sta facendo parlare di sé. E oggi voglio dirvi la mia opinione, quello che io penso riguardo a questa pellicola. Prima di iniziare voglio ricordarvi che questa recensione conterrà spoiler, quindi se non avete visto il film vi consiglio di mettere in pausa la recensione e di continuare la visione soltanto una volta terminata appunto la visione della pellicola, perché potreste perdervi alcuni colpi di scena, se così possiamo dire, che la trama riserva, pur essendo un film storico. Allora, cosa possiamo dire? Il film è tratto da un libro premio Pulitzer, intitolato American Prometheus, che appunto narra la storia di J. Robert Oppenheimer, scienziato e fisico creatore della prima bomba atomica. Già il libro esplorava la vita di Oppenheimer dalla giovinezza fino alle conseguenze che questa bomba ha avuto dopo il suo sgancio appunto su Hiroshima e Nagasaki. Conseguenze che non sono soltanto esterne, quindi non soltanto la distruzione, la perdita di numerose vite, ma anche le conseguenze che questa detonazione ha avuto proprio sullo stato d'animo di Oppenheimer, che praticamente si è visto piegato dal rimorso. E questa è una parte che è trattata molto bene sia all'interno del libro e di conseguenza anche all'interno del film. E questo è un punto di forza, secondo me. Se Dunkirk, che era il suo precedente film storico, il precedente film di Nolan storico, era molto descrittivo, ma anche molto freddo. Non sono mai riuscito a empatizzare con quei personaggi. Visivamente bellissimo, ma per quanto riguarda i personaggi mi era parso un pochino freddo. Questo film invece ha il pregio di riuscire a inserirti all'interno della storia proprio emotivamente. Sembra veramente di essere lì insieme a loro, soprattutto la figura di Oppenheimer dà forti emozioni e quando finisce il film sembra di essere stato lì con loro per tutto il tempo, per tutto il racconto. E questo secondo me è dovuto anche dal fatto che c'è di mezzo un libro. Quindi non è una trasposizione dei fatti reali così come sono avvenuti, ma c'è già stato un processo che ha reso la storia più romanzata. Il libro appunto è intitolato, dicevo, American Prometheus, il Prometeo americano. Quindi così come Prometeo nella mitologia aveva portato agli uomini il fuoco e per questo fu punito, allo stesso modo Oppenheimer ha portato agli uomini la bomba atomica, che ha cambiato per sempre la storia dell'uomo e per questo fu punito anche lui, e il film si concentra molto anche su questo aspetto. Quindi la storia parte da un processo, il processo a Oppenheimer. Oppenheimer viene accusato ingiustamente di aver passato delle informazioni ai sovietici sulla bomba atomica, questo in un periodo di guerra fredda assoluta. E questa ipotesi sarebbe anche avvalorata dal fatto che lui in passato ha avuto amicizie e perfino amori, un amante, membri del Partito Comunista. In effetti Oppenheimer non aveva mai passato informazioni ai sovietici, eppure questo politico, Lewis Strauss, si appiglierà a queste sue conoscenze per, diciamo, far credere che lui abbia veramente fatto questa cosa, appunto allestendo un interrogatorio che poi tanto interrogatorio non è, cioè proprio un modo per screditarlo. Oppenheimer non aveva opportunità di farsi valere, l'avvocato era stato pagato per fare in modo di screditarlo davanti a tutti, anche se il processo era a porte chiuse, poi ovviamente la sentenza sarebbe stata pubblica e quindi nessuno avrebbe più creduto alle parole di Oppenheimer, quando in realtà non aveva fatto niente. Ma perché questo politico Lewis Strauss ha deciso di architettare tutto? Ecco, perché in passato questo Strauss era stato uno dei grandi sostenitori della bomba H, la Super, la chiamano nel film, questa bomba a idrogeno
che è la diretta conseguenza della bomba atomica, molto più potente, e che Oppenheimer invece voleva a tutti i costi evitare, voleva evitare la sua costruzione e ancor di più il suo utilizzo. E quindi si opporrà a Strauss durante questi anni, arriverà a umiliarlo davanti al pubblico, quindi Strauss proprio questa umiliazione non la digerirà. E poi la goccia che fa traboccare il vaso è quando Strauss vedrà Oppenheimer e Einstein parlare tra di loro e penserà che Oppenheimer abbia screditato lui anche davanti agli occhi di Einstein. Questo veramente sarà un cruccio che si porterà avanti per tutto il film e che lo porterà a organizzare questo processo, che poi appunto processo non è, ma è proprio una condanna a Oppenheimer, che viene chiamato a testimoniare in sua difesa, quando è tutto orchestrato perché lui venga condannato in qualsiasi cosa dica. Tutto per un desiderio di vendetta di questo Strauss. Questo è bellissimo secondo me. Ed è vero, alla fine questo processo c'è stato davvero. Poi ovviamente c'è anche la bravura di Nolan. Nolan che appunto decide di raccontare la storia, come di suo solito, in un modo un po' strano. Non parte dall'inizio, ma parte addirittura dal processo, in modo che tu, spettatore, se non conosci gli eventi, non sai che è stato Strauss a organizzare tutto. Vedi Strauss che appunto è chiamato a testimoniare e vedi Oppenheimer che appunto sta rispondendo alle domande di questo interrogatorio a porte chiuse. E da lì si ricostruisce tutta la vicenda tramite dei flashback visti dalla prospettiva di Strauss da un lato e dalla prospettiva di Oppenheimer dall'altro, due lati della stessa medaglia. Le parti riservate a Oppenheimer dal suo punto di vista, che sono di gran lunga le maggiori, appunto le più lunghe nel film, sono quelle che verranno rappresentate a colori, mentre tutta la parte di Strauss, la sua testimonianza, che appunto è separata, e appunto i flashback che derivano da quello che lui racconta, il suo punto di vista, appunto, è visto in bianco e nero. Quindi c'è questa contrapposizione, colori, bianco e nero, e due scritte, fissione e fusione. Fissione per Oppenheimer, fusione per Strauss. Appunto questi due lati, no? La bomba atomica e la bomba a idrogeno, fissione e fusione. La storia è quindi raccontata su vari piani temporali che si intrecciano e che risultano chiari proprio per questa contrapposizione colori bianco e nero, che permette subito di intuire se la prospettiva è quella di Strauss o se la prospettiva è quella di Oppenheimer. E poi il finale, due sconfitte. Oppenheimer non riesce a vincere il processo, come architettato da Strauss, ma Strauss viene smascherato e si scopre che c'era lui dietro a tutto. E tutti lo scoprono, e quindi viene allontanato anche lui. Due sconfitte, i due lati della medaglia, veramente. E questo è ancora proprio la conferma di questo. Due lati della storia, la parte a colori, la parte in bianco e nero, fissione, fusione, entrambi perdono. E poi l'ultima scena, quel cruccio che stava qui a Strauss dall'inizio del film. Non solo Oppenheimer mi aveva denigrato davanti a tutti, prendendomi in giro, ma mi aveva screditato anche con Einstein. E per tutto il film ce l'ha su con questa cosa. Tutto il processo è fatto per un desiderio di vendetta nei confronti di Oppenheimer, che l'aveva umiliato davanti a tutti, perfino davanti ad Einstein. Si vede cosa era accaduto davvero quel giorno. Intanto che Strauss li vedeva confabulare dalla finestra e pensava che stessero sparlando contro di lui, in realtà Einstein e Oppenheimer stavano avendo una discussione davvero molto più importante. Alla fine del film, come ultima scena, appunto si vede Einstein che parla con Oppenheimer. E Oppenheimer dice ad Einstein: «Ti ricordi quando pensavamo che sganciando la bomba nucleare avremmo distrutto il mondo, scatenando una reazione a catena che avrebbe distrutto l'atmosfera?» E Einstein dice: «Sì, lo ricordo benissimo. E allora non è accaduto questo, siamo ancora tutti qui». E Oppenheimer conclude dicendo: «Ma forse lo abbiamo fatto. Forse lo abbiamo fatto comunque». E questa è l'ultima battuta del film. Questo fa capire come, va bene, forse non avranno distrutto il mondo fisicamente,
perché durante il test tutto è andato bene e appunto non è stata intaccata l'atmosfera durante l'esplosione, tutto è andato a buon fine. Ma la lotta agli armamenti nucleari sarà una reazione a catena infinita che stiamo vedendo ancora oggi. Tutti che si armano e alla prima detonazione un'altra ancora. E Oppenheimer vede in questa visione finale il mondo autodistruggersi. Vedi proprio la Terra e tutte le esplosioni che si vedono da lontano e tutta la Terra che si ricopre di questa palla di fuoco dovuta alle esplosioni. La visione distopica di Oppenheimer, il senso di colpa di lui che si immagina un mondo già distrutto da quello che lui stesso ha creato. Un ordigno che forse neanche gli uomini saranno in grado di controllare. Allora, qui ci sarebbe veramente da interrogarsi per ore. Ognuno poi avrebbe la sua interpretazione, la sua opinione. Io mi concentro di più sul lato tecnico, diciamo, di questo film. Prima di tutto dalle performance degli attori. Prima di tutto i due protagonisti. Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, bravissimo. I suoi occhi durante tutto il film, il suo sguardo pietrifica. E veramente sembra di entrare nella sua mente e di vedere, di provare il dolore che sta provando lui nel finale. E quindi un'interpretazione che veramente traina tutto il film. Cillian Murphy è un attore che Nolan aveva scoperto in passato. Sono veramente molti i film di Nolan in cui questo attore compare, partendo anche da Batman, la trilogia, se non sbaglio anche Dunkirk, c'è un piccolo ruolo, eccetera, eccetera. Ma questo è il primo film in cui Cillian Murphy è protagonista effettivo di un film di Nolan. È un attore che secondo me ha un talento incredibile e che in questo film ha dato il meglio di sé. D'altro lato abbiamo Robert Downey Jr., una vera sorpresa per me, perché Robert Downey Jr. nei panni di Strauss non sembrava più lui. Robert Downey Jr. è famoso anche proprio per il suo carattere, che poi è quello che di solito rispecchia anche nei suoi personaggi. Basti pensare a Tony Stark, anche a Sherlock Holmes, sono tutti personaggi molto divertenti. Se si vedono le interviste fatte con i membri del cast, c'è da morire dal ridere. È riuscito a far ridere anche Christopher Nolan, che è una cosa di solito impossibile, è una persona molto seria. Questo per farvi capire la personalità di questo attore, che è opposta alla personalità del personaggio che ha interpretato. Serissimo, crudele sul finale, desideroso di vendetta, e non l'avrei mai detto, ma Robert Downey Jr. potrebbe anche vincere l'Oscar, secondo me. Lui e Cillian Murphy potrebbero essere due vincitori. Ad affiancare questi due personaggi abbiamo due figure femminili. Da un lato il personaggio interpretato da Emily Blunt, la moglie di Oppenheimer, dall'altro lato il personaggio interpretato da Florence Pugh, l'amante di Oppenheimer. Razionalità da un lato e irrazionalità dall'altro, i due lati che si scontrano, i due opposti che si scontrano anche nella personalità di Oppenheimer. La razionalità che direbbe: fermati, stai facendo una cosa troppo grande, troppo pericolosa. E l'irrazionalità che dice: devo andare avanti, anche solo proprio per la scoperta scientifica che sto portando avanti. Questi due opposti, che sono appunto evidenziati dalle due figure femminili, e il suicidio dell'amante sarà un punto di svolta nella vita di Oppenheimer, che comincerà a far accrescere in lui sensi di colpa, perché lui si sente responsabile anche di questa morte. Che poi tra l'altro non si capisce bene se è un suicidio oppure no, perché Nolan ogni tanto fa vedere una mano che spinge l'amante nell'acqua in questi flashback molto rapidi. Questo perché? Perché anche nella realtà non si sa se effettivamente l'amante sia stata uccisa, magari da alcuni agenti che non volevano che Oppenheimer fosse troppo in contatto con persone che appunto facevano parte del Partito Comunista, e lei appunto faceva parte di questo partito, oppure è la mano di Oppenheimer che si vede responsabile della morte. Allora quando rivede la sua morte nella sua testa, la rivede con la sua mano che la butta nell'acqua e la soffoca.
è veramente impressionante, perché permette di entrare nella psicologia di Oppenheimer fino in fondo. E poi abbiamo una miriade di attori, veramente tra i nomi più illustri di Hollywood. Ricordo tra tutti Kenneth Branagh, che interpreta Bohr, appunto questo fisico scienziato importantissimo, Matt Damon, che interpreta questo generale appunto durante la fase del progetto Manhattan, caratterizzato benissimo, un personaggio simpatico anche in alcune sue battute, che spezza un po' il ritmo, ma molto rigoroso. Moltissimi altri, mi soffermo soltanto su uno, Gary Oldman, che interpreta il presidente Truman, che è una figura che compare per 10 minuti ma che rimane impressa nella storia come poche altre in tutto il film. Forse perché è l'unica scena del film, o una delle poche, che non è tagliata da altro. Tu vedi questa sequenza in cui Oppenheimer parla con Truman nel suo ufficio, no? L'ufficio del presidente americano, e dice al presidente: io sento di avere le mani sporche di sangue. E Truman prende il fazzoletto dal taschino e glielo pone in mano, come per dire: asciugatelo il sangue. Questo fa capire il carattere, senza alcun tipo di rimorso, di questo presidente, che poi dice ad Oppenheimer: ma guarda che tutti se la prenderanno con me, mica con te. A nessuno interessa chi ha creato la bomba, a tutti interessa chi ha sganciato la bomba. È una scena che rimane impressa per tutta la durata del film, anche se dura soltanto 10 minuti. E veramente Gary Oldman ha inchiodato il ruolo alla perfezione nel poco tempo che aveva a disposizione. Ora parlerei invece della regia di Nolan e della fotografia di, attenzione, Hoyte van Hoyte, ma se l'ho sbagliato non è colpa mia. Nolan ha fatto un lavoro grandissimo non solo per quanto riguarda la sceneggiatura, ma proprio per quanto riguarda la messa in scena di alcune parti del film. Sto pensando alla tensione della scena prima dello sgancio della bomba durante il test. Il Trinity Test è il punto in cui si accumula la tensione. Gli scienziati non sanno se la bomba scoppierà, è la primissima prova, appunto fatta detonare nel deserto, sono lì tutti ad aspettare che esploda, il conto alla rovescia diminuisce sempre di più, 10, 9, 8, la musica sale, tutti in posizione e poi l'esplosione. È una scena in cui la regia di Nolan e la fotografia raggiungono veramente i punti più alti dell'intero film. La fotografia incentrata sui toni del giallo, del rosso, della bomba, ma in contrapposizione anche del verde e del blu, utilizzati però meno rispetto a Tenet. La fotografia di Tenet non mi era piaciuta molto, invece questa, con alcuni toni caldi, appunto nella scena dello scoppio della bomba arrivano ai massimi storici del film questi caldi, questa luce proprio potente, me l'hanno fatta apprezzare molto di più. E poi, non l'avrei mai detto, ma tutta la parte in bianco e nero ha una fotografia bellissima. Sarà per il fatto che Nolan ha deciso appunto di far costruire una pellicola apposta per realizzare queste scene. Non si accontentava di togliere la saturazione con il computer, assolutamente no. Fa tutto ancora in analogico, quindi gira con queste pellicole IMAX 70 mm che appunto sono giganti, difficilissime da trasportare, queste videocamere pesantissime. Io ho avuto modo di vedere questo film 2 volte, la prima volta l'ho visto all'Arcadia di Melzo, che proietta proprio in 70 mm, ahimè non IMAX, perché per vederlo in IMAX la sala più vicina è a Praga, e vedere questa scena della detonazione in 70 mm è qualcosa di straordinario. E appunto per ottenere una qualità così alta definita nell'immagine, a detta sua, non si può utilizzare neanche un intervento in grafica computerizzata. Nolan appunto non ha fatto detonare un reale ordigno atomico, ma ci è andato vicino, nel senso che ha creato tutta una serie di detonazioni, dei modellini, ma anche a larga scala, appunto forma di fungo atomico,
e veramente sembra di essere lì e di vedere questa bomba esplodere, inquadrata da più angolazione, si vedono le reazioni di tutti gli scienziati che osservano la bomba abbagliati da questa luce. Tra l'altro in 70 mm la resa del colore è impareggiabile e la resa di questa luce sul volto degli attori che osservavano la bomba è impareggiabile al digitale. Sembra veramente che la luce fuoriesca dallo schermo, talmente è tangibile, talmente è materica. E questo ovviamente rende così bene perché Nolan ha deciso di fare quasi tutto senza interventi di grafica. E anche vediamo delle scene molto belle realizzate sempre senza grafica né niente, Nolan ci tiene a specificarlo, in cui Oppenheimer, pensando ad esempio all'implosione di una stella, oppure ad altri particolari, ad atomi, eccetera, li vede e tu li vedi sullo schermo insieme a lui, sono qualcosa di bellissimo da vedere. Dalla seconda parte del film, evidentemente, anche per proprio per come la storia prosegue, vengono un po' a meno, no? queste parti, eppure rimangono impresse. Così come personalmente mi è rimasto impresso il suo sguardo alla fine, lo sguardo di Oppenheimer alla fine, qualcosa che ho sognato per 3 o 4 notti di fila, perché veramente è qualcosa di ipnotico. Gli effetti speciali da una parte, ma anche un'interpretazione grandiosa dall'altra parte. Ora voglio parlare di questi ultimi due aspetti. La musica, da un lato, e il montaggio, dall'altro lato, che sono strettamente collegati. È il secondo film, ma il primo di successo, mettiamolo così, in cui Nolan ha cambiato sia montatore sia compositore. Lo storico compositore Hans Zimmer era alle prese con la colonna sonora di Dune, mentre lo storico montatore era alle prese con il montaggio di 1917. Che tra l'altro ha un montaggio veramente strabiliante per questo piano sequenza unico. Erano due tra i più bravi nel loro settore. Nolan li ha sostituiti per lo scorso film e, come capita di solito, poi lui quando sostituisce dei collaboratori rimane con quelli che ha sostituito. Così anche in questo film, il film è stato montato da Jennifer Lame, che è questa montatrice che non mi aveva fatto impazzire in Tenet. Certo, il film era difficilissimo da montare perché aveva qualcosa che non funzionava, secondo me. Anche in questo caso un pochino si sente, mi duole dirlo, soprattutto alla prima visione. Questo film mi ha lasciato un'impressione non tanto positiva per quanto riguarda il montaggio. È voluto così da Nolan, ma questo continuare avanti, indietro, come ho detto prima, aiuta a rendere più dinamica la storia, però mi ha leggermente infastidito quando questo veramente diventava troppo eccessivo, soprattutto nella seconda parte. Ricordo che alla prima visione mi aveva infastidito non poco questa cosa. Io volevo vedere questa bellissima inquadratura in cui Oppenheimer prosegue in bianco e nero in questo corridoio con tutti i fotografi, lui che cerca di coprire il volto con il cappello per non farsi fotografare, e è stata interrotta 2 o 3 volte da altre scene. Ricordo che la prima volta mi aveva infastidito, la seconda meno, perché ero più concentrato sulla storia, perché ora che avevo iniziato a capire come funzionasse il film, che continuava avanti, indietro, indietro, avanti, stavo cercando di assimilare la storia, avevo perso alcuni passaggi che poi mi hanno impedito di comprendere appieno l'ultima parte del processo. Lui è chiamato a ripercorrere la sua vita in questo processo, un po' a spezzoni, e cerca di rimettere insieme tutto anche lui, frustrato già dal senso di colpa. Quindi è un film che, anche se magari non avete apprezzato subito, forse rivedendolo, sapendo già dove vuole andare a parare, vi aiuterà ad apprezzarlo di più. La musica invece, nello specifico, appunto, è stata realizzata da Ludwig Göransson. Ancora una volta non vorrei sbagliare la pronuncia. È questo compositore molto bravo, che mi aveva convinto meno in Tenet, però invece in questo caso la musica è più melodica in alcuni punti e prende il sopravvento in numerose parti del film. Ma è una musica che ti vibra nel cervello anche ore dopo la visione del film, è veramente riuscita. E soprattutto
coniugata a queste scene delle particelle, della stella che implode, veramente dona un effetto grandioso al film. Ma nel film non è importante solo la musica, ma anche il silenzio. Il silenzio assordante dell'esplosione. E qui si sfrutta una legge fisica che dice che il suono è meno veloce della luce, e a una distanza così ampia, effettivamente, il suono, ora che arriva, ci vogliono un po' di secondi. E quindi quest'attimo di silenzio, uno trattiene il respiro e si gode ancora di più questa esplosione, da un lato magnifica visivamente, dall'altro che fa riflettere sulle conseguenze che potrebbe avere e che uno sa già che avrà su Hiroshima e Nagasaki. Questo film sta riunendo tantissime persone al cinema, moltissimi vanno a vederlo, un po' incuriositi dalla storia, dai fatti raccontati, e poi ha avuto anche una campagna marketing molto fortunata anche sui social, e quindi la voce si è sparsa, il film è molto bello, e quindi le persone, insomma, hanno fatto un po' da passaparola, e infatti moltissime persone hanno visto questo film. Molti sono andati anche solo per moda. Io conosco di persone che mi hanno detto io ho dormito 3 ore perché mi aspettavo tutto un altro film. Molte volte si è un po' spinti dalla massa andare a vedere un prodotto che forse però bisogna saper apprezzare per quello che è. E questo è un film fatto di dialoghi, è un film che bisogna seguire, è un film dove non ci sono milioni di esplosioni incredibili, ce n'è una, quella che c'è è molto bella, però poi bisogna seguire tutta la storia, tutta la trama, è un film impegnativo comunque, e se uno arriva lì pensando di vedere il film serale al cinema, arriva a casa non soddisfatto. Tra l'altro questo film è il primo di Nolan realizzato non con la Warner Bros. Ma con l'Universal, e quindi l'Universal sarà molto contenta, e secondo me il prossimo film di Nolan lo vedremo ancora prodotto da questa casa produttrice, perché se lo terrà stretto. Dopo il successo di Oppenheimer, Nolan avrà via libera per un prossimo progetto. Io sono curiosissimo di vedere cosa Nolan farà prossimamente. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, io spero di avervi intrattenuto, di avervi permesso di ripercorrere tutto il film insieme a me, insomma. E niente, se avete un'opinione e volete condividerla, potete utilizzare la sezione commenti sotto al mio video. Io sarò ben contento di leggere tutti i commenti e di rispondere. Spero di riuscire a registrare altre recensioni in questo periodo di altri film in sala, e noi ci vediamo appunto a una prossima recensione. Arrivederci.